Eccoci pronti, buonasera e bentornati a tutti dal campo sportivo Piano Stoppa di Misilmeri. Oggi siamo pronti per assistere alla quarta giornata dell'Eve Under 16. Si affrontano oggi Cus Palermo contro Polisportiva Gonzaga. In maglia rossa la Polisportiva Gonzaga, la sua formazione in trasferta, mentre la nostra formazione di casa, il Cus Palermo, in maglia nera. Ecco le squadre che stanno effettuando il loro ingresso in campo. Siamo quasi pronti per assistere veramente al match. Quarta giornata di, ripeto, di allievi under 16. I ragazzi del CUS ancora non hanno potuto raccogliere punti. Si presentano a 0 punti in questa quarta giornata di campionato. Mentre la Polisportiva Gonzaga è attualmente a 4 punti. Quindi a caccia dei potenziali primi punti qui CUS Palermo. Sorteggi tra i due capitani. Da una parte capitano del CUS, da una parte il capitano del Gonzaga. Buona partita, ragazzi. Ci sentiamo appena inizierà la partita a tutti gli effetti. Eccoci qui, ci siamo. Primo possesso per i giocatori di casa. Una persona sola di piedi. Ci siamo, attendiamo il fischio dell'arbitro che sta quasi per arrivare. Ripeto, primo pallone per il giocatore del CUS. E ci siamo, si gioca, è iniziata la partita. Gira una palla, la formazione in maglia nera. La può prendere Sorrentino. Dietro dal compagno, quindi De Carli. Mantiene palla lì il CUS. De Carli ancora porta palla, mette pressione la formazione avversaria. Qui sceglie di servire i primi play, qui l'ha fatto Irobusu. La ritrova in maglia numero 8 Abate. D'Antoni, capitano della formazione di casa, scambia lungolina col compagno, con Kacem che prova a farsi spazio ma non riesce, riprende Busso e serve il compagno. Tiene palla ora il Gonzaga che ha il primo possesso di questa sua partita, prova a farsi pericoloso dalle parti di Labua che ora va dietro, sceglie di impostare un'altra azione ma resta ancora lì davanti la Polisportiva Gonzaga, che subisce fallo e sarà il calcio di punizione dal limite per la squadra in trasferta. Potrebbe essere una vera prima chiara occasione da gol questa, si è sfruttata a dovere. Vediamo come si evolverà di qui a pochi secondi. Fausto, intanto vediamo chi andrà alla battuta. Vai rapido, sembra essere Militello. Delusi Militello. Due in barriera per il CUS, ne ha scelti soltanto due. Di Maria, arriva il fischio. Parte Militello col mancino. Conclusione alta. Giù dal fondo per il CUS. Già un minuto e mezzo di gara sono andato. Alzati la bua, alzati la bua. Di Maria può battere questo rinvio dal fondo. Gioca corto e scambia con Sorrentino. Sorrentino e ora De Carli. Cerca sulla fascia il compagno, non riesce però a prenderla a letto. Che la rincorre, possesso di nuovo rosso. Palla un po' con la confusione, prova ad allontanare la difesa nera. Ma non riesce ancora del tutto. Possesso che resta alla Polisportiva Gonzaga. Prova a farsi in avanti. Arriva al limite, messo giusto, continua a giocare. Cerca qui il tiro Criscoli. Non riesce a colpirle, prova a ripartire in contropiede con Cacce, ma viene fermato da un buon intervento ancora di Militello. Che ora corre sulla fascia, ne salta un altro. Militello
cerca di portare sul mancino, leggero contatto, si continua a giocare. Militello poi prova il mancino. Conclusione di nuovo alta, ti vedo al fondo. Un'altra volta per il Cus. Stiamo giocando esterni, né con Fausto né con Arturo. Non stiamo giocando con gli esterni. Di Maria batte corto. Un altro da cercare Sorrentino. Prestato da Uso. Va a lungo ma sbaglia un po' che la misura del passaggio. Può riprenderla la Polisportiva Gonzaga che ora la difende. Va dietro a cercare Guarino. Guarino ancora porta palla. Riesce. Poi a superare ma la perde successivamente. Poi palla contesa. Deve insistere qui Kacem che riesce comunque a riprenderla. Poi forse un po' sfortunato più con la deviazione contro Giardina. Ma riesce a resistere bene al difesa ospite. Rimessa laterale per il Cus. Va capitano Antonio alla battuta. D'Antoni gioca a lungolinea a cercare dentro il compagno, non riesce a trovare Vannino ma c'è un'altra deviazione rimessa tra la posizione leggermente più avanzata. Un'altra volta D'Antoni a disposizione, ci sono Kacem, Vannino e anche Abate. Cerca un'altra volta Vannino, riesce a toccarla ma nessuno dei suoi può approfittarne. Ora palla che resta con Tese, in avanti la rilancia il Cus, prova a pulirla qui Guarino, insegue qui il Cus, prova a passare, non riesce bene Catanese a imporsi ma ancora lì davanti alla formazione Maglianera. Mannino si gira, cerca Catanese anticipato, resta ancora il possesso per i giocatori di casa. Todoro la gira, la prende ora Leto. Leto va dietro senza forzare dalle parti di De Carli. Ora Sorrentino mette pressione Obusu. Di nuovo De Carli. Centralmente riesce a girarla bene. Gioca senza paura fin qui il Cus. Sta giocando bene Todoro. Anzi D'Antoni, scusate. Per Mannino orienta bene verso la corsa. Serve Kacem. Buona azione da parte del Cus. Kacem ancora. Allo spazio per il tiro. Si accentra. Se la porta sul destro. Esce un po' debole questa conclusione. Ma buona iniziativa da parte del Cus. Buona azione costruita dal basso senza paura. Qui va a concludere Kacem. La ritrova il Cus Palermo. Ora Sorrentino ben avanti. Anticipa un'altra volta Guarino. La riprende Abate. Apre sulla fascia per Kacem che prova a prenderla ma Giardina chiude meglio. Ora va dalle parti di Guarino che lancia sulla corsa Busu. Occhio alla velocità numero 9 del Gonzaga. Poi grande uscita da parte di Sorrentino. Coraggiosa. Già battuta, la tira lì davanti il Gonzaga difendendola, l'ultimo tocco però è della scuola formazione di Maglianera, sarà calcio d'angolo per il Gonzaga. Matteo occhio, Fausto rimani ultimo, a saltare. Giocata al limite con Obusu, prova ad accentrarsi ancora Obusu, cerca il mancino. Giusone che si spegne però larga dalla porta di Sara Di Maria, sarà rinvio dal fondo per il Cus Palermo, minuto numero 6, 0-0. Attualmente questa quarta giornata del Lega Under 16. Ma buono l'approccio di entrambe le squadre, scese in campo convinta per conquistare punti. Il Cus cerca i primi punti stagionali mentre il Gonzaga ambisce di salire a 7 punti. Cala. De Carli scambia bene con Abate che si abbassa per ricevere palla. Gira Leto, poi deve un poco rincorrere la Todaro, ma riesce a tenerla in campo. Ma non sono il direttore di gara che da lì giudica una rimessa laterale in favore della Polisportiva Gonzaga che si presenta di nuovo lì davanti. Battuta messa in mezzo questa palla, lontana Todaro. La rincorre Leto. Riesce a toccarla, non a mantenerla in campo. Un'altra rimessa laterale per il CEI. Per l'ex Cei, ora Polisportiva Gonzaga. La Bua prova a difenderla, ha messo giù. C'è stato un fallo, però commesso. Anzi, una rimessa laterale, non giudicato fallo. Niente, si continua a giocare regolarmente, senza interruzioni, soltanto con questa rimessa laterale. Ma la palla torna rossa, la riesce a riprendere, ma in maniera fallosa lo verso. Calcio di punizione per la Polisportiva Gonzaga. Vai, Fausto! Fausto!
un'altra volta va Militello a battere questo calcio di punizione. Sali un po', Arturo, sali un po', sali. Quindi un Militello questa volta forse proverà a metterla in mezzo, essendo che è un mancino. Infatti mette una palla in mezzo a cercare la testa di Criscuoli. Ci ha provato, non è riuscito per impattarla. Ora Giardina la porta verso l'esterno, riesce a controllare bene Giardina, poi scambia bene col compagno, fa la sponda, la può prendere, può approfittarne Guarino, però non riesce per molto a difenderla. Owusu tiene palla in mezzo a tre maglie nere. Owusu triplicato addirittura, tiene ancora per il possesso. Owusu ora prova il dribbling, se la porta verso il centro del campo, viene messo giù però il numero 10 catanese. E si conquista un buon calcio di punizione, utilissima la sua squadra per riportarsi in posizione, permettere di fermare l'avanzata avversaria. Calcio di punizione Kuss, già battuto. In avanti cerca Mannino, anticipato però dal numero 5 è Muscato. Ora è contesa la palla, ma ritorna alle parti rosse. Owusu vuole un'altra volta il mancino, questa volta cercava forse il primo palo. Si spegne larga questa conclusione, arriva dal fondo un'altra volta per il Kuss. Battuta corto, De Carli. Boa, vieni in basso, Boa! Scambia ora col numero 8 Abate. Ancora De Carli, la gira per Sorrentino, gira palla in difesa. Il Kuss Palermo vuole impostare un'ovazione così, tanto si scambiano di posizioni. Kacem con il suo capitano D'Antoni. Eccolo, cerca dopo D'Antoni contro Giardina, due lotto numeri 2. Giardina contro D'Antoni, alla meglio il 2 del Gonzaga, allontana via in rimessa laterale. D'Antoni va a rimetterla in gioco con le mani. D'Antoni non trova il compagno, ma la testa di Giardino. Ora cacciamo contro Busso, sterza, cacciamo ancora. Libera, buono il passaggio, forse un poco sporco per il compagno che si abbassa per riceverlo. Ecco che porta palla qui, il Kuss è messo giù. Lo verso, viene messo giù al limite dell'aria. Gioco di gambe qui di sorrentare gli avversari che sono caduti nella trappola. Viene messo giù, intanto batte veloce. Ha provato a sorprendere tutti. Lo verso, l'idea era buona. La conclusione era di poco, si è conclusa di poco largo dalla porta difesa da Cannizzaro. Ha scelto così, ma ancora lì davanti il Kuss. Ci prova Mannino a passare. Ecco che cerca il tiro, viene però chiuso dalla difesa rossa, che rilancia in avanti, deve prenderla Di Maria. Di Maria dal compagno, perde Carli. De Carli a Todaro, se la porta bene sulla fascia e tenta la corsa. Todaro ancora, non trova Leto, ma la deviazione avversaria, rimessa laterale per il Kuss. Todaro con le mani. Ora porta palla centralmente il Kuss Palermo con lo verso e poi Sorrentino che rilancia in avanti, ma allontana la difesa rossa un'altra volta. Prova a inseguire D'Antoni, qui non si intendono i due. Un po' di confusione, ma riesce a resistere bene Sorrentino, che poi si getta a terra dolorante lì dove fa più male. Si è ripreso con Polispettina Gonzaga e ridà la palla agli avversari. Ora Kacem prova ad allontanare, Mannino può toccarla, ci riesce, ma poi non passa con la giocata, la ritrova la Bua. La Bua messo giù, ma in regolare palla, cioè contrasto perfetto sulla palla. Qui cercare Kacem sulla corsa, si rinnova il duello con D'Antoni, con Giardina, scusate. Ma non riesce a mantenere l'equilibrio, a terra è rimessa la palla per il Gonzaga. Giardina
scambia col suo compagno, la riprende però lo verso, riesce ad allontanare Corleone. Ora palla riconquistata dal Cus, Leto sulla fascia destra del campo. Leto vuole trovare soluzioni centrali, ma allontana qui la difesa del Gonzaga. Qui riesce a gestire bene Sorrentino che allontana. La ritrova il suo numero 10, Catanese. Poi Mannino non riesce a controllare, deviazione a Dio di chi è? Del Gonzaga, rimessa a dare per il Cus. D'Antoni vuole la corsa di Abate, ma la tocca per ultima, la manda via. Il rinvio dal fondo per la polisportiva Gonzaga. Pronto, andrà a rinvio lungo Cannizzaro, anzi va a corto. Giardino un'altra volta cercato, sale la pressione di Kacem. Prova a entrare verso l'entrata del campo, poi Giardina se la porta fuori, rimessa laterale per il Cus, buona pressione da parte dei giocatori maglianera che conducono all'errore gli avversari. D'Antoni, Mannino la gira dentro, prova a prenderla il compagno ma non riesce, la lo verso, cerca di passare bene in mezzo a due, riesce a trovare la direzione avversaria, quindi posto che resta nero, rimessa laterale però, D'Antoni pronto. D'Antoni per Mannino, allontana il difensore del Gonzaga, un po' dolorante, ma si continua a giocare. Obusu cerca la corsa di Chris Cuoli, alla meglio Sorrentino che riesce a tenere sia la posizione che il possesso. Di Maria, De Carli. De Carli centralmente vuole la soluzione, lo verso ma non riesce a trovare la bua, prova a passare, fermato da un buon intervento di De Carli e poi salta l'uomo Todaro, c'è lo spazio per andare, Todaro serve la corsa, forse di Leto, ma trova l'anticipo di Militello. Rimessa laterale per il Cus Palermo che prova e continua a restare lì davanti. Rimessa laterale, battuta in maniera non perfetta. Sarà a cambio della rimessa, già tornata in gioco in fuori giocatori del Gonzaga. Chiuso un'altra volta Chris Cuoli, questa volta De Carli, rimessa laterale rossa. Ora tiene ancora il possesso. Guarino viene fermato, un altro intervento difensivo di due centrali del Cus. La prende Leto, prova a partire in controllo. Mannino può attaccare questa palla, l'occasione è buona. Mannino a tu per tu con Cannizzaro, troppo frettoloso qui di concludere in porta, non riesce però a centrarla. Era una buona occasione questa, quella condotta dai ragazzi del Cus, però forse troppo frettoloso qui Mannino, ma ci prova a imporsi in partita il Cus Palermo al minuto numero 15. Si può riprendere, rinvio dal fondo per il Gonzaga. Caccia la riprende, la ritrova Mannino, fa la sponda per il compagno e quello Catanese che prova ad allargare, trova Leto col tiro al volo, non riesce a centrare di nuovo la porta. Rinvio dal fondo per il Gonzaga, ma il Cus qui sta attaccando, vuole trovare il vantaggio. Rinvia il Gonzaga, eccoci lì siamo, scusate. Todaro mantiene lì il possesso, allontana bene lo verso. Mannino calcola male il tempo del controllo del pallone, ma la ritrova per il Cus. Occhio, ci prova qui Leto, riesce a imporsi Leto, ma viene recuperato dal difensore, dal secondo difensore del Gonzaga. Ora mette pressione però il Cus e la ritrova. Kacem prova a passare, allontana Giardina. D'Antoni ora prova a gestirla, Mannino non riesce, recupera Guarino. Guarino subisce fallo, trattenuto da Mannino, sarà calcio di punizione per la polisportiva Gonzaga.
in via lungo il Gonzaga. Augusto lascia scorrere, vuole riprendere sulla corsa, è più veloce e riesce a prenderla, però poi non a tenerla in campo. Riesce più che altro a superare in velocità l'avversario D'Antoni, ma la palla poi esce via, rimessa laterale per il Cus Palermo. Di nuovo D'Antoni pronto a battere questa rimessa laterale. Mannino si abbassa addirittura nel suo retrovia per prendere palla. Poi scalcia forse pure il compagno. Allontana verso. Trova Mannino che ritorna in posizione. Mannino lancia per la corsa di Letton. Controlla perfettamente il difensore del Gonzaga, che rischia qui. La ritrova Loverso. Passa bene col tocco sotto Loverso. Ora verticalizza, la prende Leto. Scarica dalle parti di Mannino, che svaria in mezzo al campo. Dà una mano ai suoi in fase di impostazione. Todorov va a lungo. Palla alta, non può prendere nessuno dei suoi. Palla rilanciata in avanti. Si prova ora a gestire il possesso sia da una parte che dall'altra del campo. Situazione un po' confusa. Cercano di contendersi il pallone, ma sembra essere stabilito alle parti del Cus. Mannino lancia sulla corsa di Leto. Non ci arriva, allontana il difensore del Gonzaga. E rimessa laterale per il Cus Palermo. Batte Todoro per Mannino. Cerca di controllarla. Mannino prova a girarsi, ma viene raddoppiato. La ritrova il Gonzaga, che passa col suo numero 5 Muscato. Ora serve la corsa del compagno De Carli, va a proteggerla. La meglio qui sul numero 10, ma poi la palla schizza dalle parti di Corleone, ma esce Di Maria in scivolata, la manda via, rimessa laterale in favore del Gonzaga. Stata battuta in mezzo, Mannino va a dare una mano e allontana la difesa nera. Ora ne insegue Leto, può prenderla la meglio, però Militello che rilancia in avanti. La ritrova Fiorentino. Fiorentino la gestisce, scambia col compagno, Cusa larga. Ci ha provato il Gonzaga da fuori. Quello che arriva, quello da fondo battuto già a corto. Augusto va a mettere pressione, lancia lungo Sorrentino. Mannino la perde, non la controlla. Ora prova a riprenderla il numero 8 Abate, che lotta con Guarino. La gira in avanti, alla meglio però D'Antoni, che la ritrova. E poi con una palla un poco pericolosa riesce a trovare però il passaggio per De Carli, che ora verticalizza. Trova in avanti Catanese, la perde però sull'arrivo dell'avversario. Subisce però fallo il numero 10 del Cus. Calcio di punizione per il Gonzaga. È passata la prima metà del primo tempo di gioco, minuto numero 21, 0-0 ancora tra Cus e Polisportiva Gonzaga. Ricordo che sono 40 i minuti per tempo negli Elevender 16, quindi abbiamo superato la prima metà di gioco della prima frazione di gara, ovviamente. Qui commette fallo De Carli su Criscuoli. Calcio di punizione per la Polisportiva Gonzaga. Bicio, copertura. Bicio. D'Antoni guida la sua difesa intanto. Batte questo calcio di punizione Militello, che va in mezzo, lascia passare questa palla. Poi la difesa, opzione sicuramente non sicurissima, e poi esce palla al piede e caccia, non la controlla Leto, la ritrova il Gonzaga. Allontana Todaro. La bua ora. Prova a passare in mezzo a tante maglie nere, viene messo giù, ma si continua a giocare tutto regolare. Loverso vuole Leto, ma trova anticipo di Giardina, che difende questa palla e poi ricomincia dietro dalle parti di Cannizzaro. Chiamati in causa un'altra volta, Cannizzaro. Allarga per Giardina, mette pressione Kacem. Attacca, tira. Va lungo calcio, l'ultimo tocco per Di Giardina. Rimessa laterale per il Cus Palermo. D'Antoni la batte, Mannino se la porta verso quasi la sua porta. Ora torna dalle parti di Todoro, senza fretta costruisce il Cus Palermo.
Todaro non trova Letto, ma trova Guarin qui contro i piedi del Gonzaga. Occhio alla ripartenza. Sale Gonzaga, sale con il suo numero 7, la Bua. La Bua allarga per la sua posizione di Giardina, che prende metri, ma trova l'uscita di Sorrentino, che la manda via, rimessa laterale. Chiude e ferma questa ripartenza del Gonzaga. Il difensore ma il numero 6 del Cus, rimessa laterale per la Polisportiva Gonzaga. Pronto Giardina con le mani, che trova Wusu, ma una buona copertura difensiva anche da parte di D'Antoni. Militello va a lungo, non la prende la Bua, la prende il numero 10 del Gonzaga, Criscuoli. Muscato, Giardina, scambiano con la Bua, ora la prende Corleone, prova a prenderla Criscuoli, messo giù, ma forse se l'arbitro chiamava un fallo era commesso col numero 10 del Gonzaga. Ha lasciato giocare, tutto regolare, ma la palla resta ancora rossa lì davanti. Viene messo giù Fiorentino, calcio di punizione, un altro calcio di punizione, altra occasione a calcio piazzato per la Polisportiva Gonzaga. Gabriele! Tu! Vediamo che andrà a battere questo calcio di punizione, si avvicina e poi sono imbattuto a Criscuoli. Sembra solo, quindi è lui il principale candidato a questa battuta. Tanto ne vuole questa volta, quanto ne vuole? 3 in barriera di Maria. Qua, più in mezzo. Raga! Oh! Parte Criscuoli, dritto in porta sul primo palo. La toglie Di Maria, poi sulla ribattuta non può fare niente. Arriva la Bua e fa il gol dell'1-0. Si porta in vantaggio il Gonzaga. Riesce a sfruttare questo calcio piazzato. Di Maria compie una buona parata sul primo tiro, sul primo palo. Poi sulla ribattuta non può fare niente. Arriva la Bua e fa il gol dell'1-0. Cus 0, Gonzaga 1. Ha segnato il numero 7 la Bua. Un attimo e ci risiamo. Ok, ci siamo pronti. Quindi riprendiamo dallo 0-1 in favore del Gonzaga. Ha segnato la Bua. Palla già messa in gioco. Giardina. Ha ritrovato soltanto Sorrentino, che rilancia in avanti. Manino prova a difenderla con la testa, cerca la sponda a cercare Leto, ma chiude bene il numero 6 difensore del Gonzaga, Provenzano. Cacciami attacca questa palla, la difende Giardina col corpo, arriva il suo compagno a dare una mano, poi cacciami da terra, non può dare una mano. Dolorante ora si rialza. Obusu contro Manino, gli la ruba, la prende D'Antoni, riparte contro piede qui Gonzaga. Obusu può puntare De Carli, lascia la palla un po' indietro D'Antoni, la posizione un po' arretrata, poi con la doppia scivolata riesce a sventare l'azione, ma possesso ancora rosso. Giardina in seguito la caccia, ma gliela toglie e caccia, me la ritrova il suo numero 10 catanese. Militello lo verso, gliela toglie in scivolata, Leto riesce a passare, poi fermato da Militello in maniera fallosa. Calcio di punizione per il Cus Palermo. Va Todaro, non la prende nessuno nel Cus Palermo, può allontanare Militello, infatti va a rinvio lungo. Todaro lo insegue, mette pressione anche Criscuoli. Poi tocco di mano da parte gioco del Gonzaga, altro calcio di punizione, una posizione quasi identica a quella precedente, ma lo verso a batterla. Anche ammonizione per il giocatore del Gonzaga, sembra da qui il numero 11 Fiorentino. Palla, palla, siamo al limite! Vieni
tanto, vai verso di là. Aspettiamo il fischio dell'arbitro, che sta per arrivare. Eccolo. Richiama all'istante il direttore di gara. Lo verso, mette una palla buona in mezzo, ma lontana qui il Fiorentino a cercare Criscuoli. Criscuoli che se la porta sulla fascia, sale Criscuoli, vuole il compagno e lo trova. Eccolo cercato un'altra volta, scambio col compagno, ritrova palla Criscuoli, lo segue De Carli. Al limite dell'area vuole il tiro, Murato, Musso se la ritrova lì, può provare il tiro, non arriva però a coordinarsi per la conclusione, riesce ad allontanare il custo, Leto prova a tenerlo in campo e sembra esserci riuscito. Leto in buca per Mannino, la posizione è buona, Mannino contro Cannizzaro, salta il portiere, Mannino poi non riesce a concludere, rimonta, recupera la difesa del Gonzaga, poi prova a riprendersela ancora Mannino, situazione confusa ma sembra essere svanita l'azione offensiva da parte del Cus Palermo, qui veramente vicinissimo dal gol del pareggio, Mannino che dopo aver saltato il portiere non è riuscito a tirare in porta, a porta quasi libera, la ritrova Mannino. Si appoggia, Catanese, serve la corsa di calcio, ma si accende il Cus Palermo. Scivola Giardina, intervento regolare. Calcio di Bruni. Messa laterale. Fumo. Allontana Giardina, la manda via, rimessa tra le perre per il Cus ancora, va D'Antonio con le mani. D'Antonio vuole scambiare con col suo compagno, ma è il numero 8, ma non riesce a trovarlo. Non può prenderla a bate, rimessa tra le perre ancora per il Cus. D'Antonio al limite vuole, lo perso, non riesce a toccarla col tacco, l'attacca qui pure Todoro, poi palla ancora che resta contesa, si gioca Todoro, Leto scivola bene qui, il difensore del Gonzaga la manda via, e rimessa laterale, buon intervento difensivo da parte di Provenzano, rimessa con le mani ancora per il Cus. De Carli mette una palla in mezzo, sicuramente non facile da domesticare per i suoi compagni. Allontana a difesa rossa, che sembra essere piuttosto solida fin qui. De Carli va in avanti. Ora contropiede del Gonzaga, la toglie ed Antonio la può riprendere e Cacciame. Si rinnova il duello con Giardina. Cacciame contro Giardina. Trova a lungolina lo spiraglio per Catanese e poi non la controlla, la ritrova il Gonzaga. Cannizzaro mette pressione Mannino. Cannizzaro rischia qui sull'arrivo di Mannino e mette pressione pure Leto. Sale forte il pressing del Cus. Leto la tocca, non basta per riprenderla. Esce De Carli, deve giocare tranquillamente qui sotto il possesso, però poi troppo frettoloso da una palla in avanti e la ritrova Guarino che con una palla servita alta per Criscuoli non riesce a riprenderla. Sul Sorrentino, rimessa da per il Gonzaga. Cerchiamo Ettore, lo teniamo giù e andiamo incontro. Dai! Rimesso in gioco questo pallone. Passa Criscuoli. Entra in area, Criscuoli prova il tiro, deviazione, la trova Leto. Può ripartire in contropiede del Cus, passaggio sporco, poi il rimpallo. Alla meglio ancora la difesa rossa, che cerca di rimpostare con Militello. Passa bene su Leto, anche su Catanese. Eccolo Militello che si gancia dalla difesa, sale palla al piede, ne salta un altro, salta pure lo verso. Militello poi trova il passaggio per il compagno, ma recupera bene
Todoro e viene avanti da Leto. Ha un tocco, cerca Mannino. Lontana Muscato. Fallo commesso da Todoro. Calcio di munizione per il Gonzaga. Tanto forse ammonizione. Eccola. Ecco che arriva l'ammonizione per Leto. Una munizione a testa. Entrambi i numeri 11 delle due squadre ammoniti. Intanto mi correggo, il portiere del Gonzaga non è Cannizzaro, ma è Panno, quindi tre pali della porta rossa. Il portiere Panno, il maglio numero 12. Questo va ritorno nero, questo rinvio dal fondo che sarà battuto da Di Maria. Quando costruiamo dal basso, i due centrali si aprono. Gioca con Sorrentino, che porta palla per qualche metro. Si abbassa Caccin per ricevere. Viene cercato, ma quando è in posizione errata. Poi tocco di mano di D'Antoni, calcio posizione per il Gonzaga. Corleone lascia la battuta al suo compagno, quindi va di nuovo Militello a lanciare lungo. Militello addirittura vuole il tiro in porta. Di Maria lascia scorrere via. Ho capito che è il pallone, palla va a mettere il secondo palo nella fine della... è rimesso male. Chiudi il centro. De Carli rischia più in questo passaggio, poi deve togliere, forse si confonde con l'arbitro. Allontana Todoro, Mannino la mette giù, la difesa spara la porta, poi non trova il passaggio per il compagno, deviazione del giocatore del Gonzaga e poi va dietro Giardina dalle parti di Militello. Cercato Panno che va a lungo più che può, la controlla Guarino. Guarino pressato da Leto, va in avanti il numero 4 del Gonzaga, recupera De Carli e poi Todoro deve mantenere in campo, riesce e la manda pure via. Leto con la testa la gira, la può riprendere Catanese, non passa su Guarino che blocca un'altra azione e riesce a farne ripartire un'altra. Criscoli, Criscoli nella confusione, cerca di prenderla anche Corleone, poi allontana Giardina. Mannino raddoppiato qui, lotta la terra Guarino, si continua a giocare, la riprende Mannino, ma c'è stato fallo commesso da numero 4 Guarino. Sarà calcio di punizione per il CUS. Loverso va a battere questo calcio di punizione. Loverso gioca corto con De Carli. De Carli ora Loverso va in avanti, non trova Catanese, ma il recupero da parte del Gonzaga. Ora cerca sulla corsa Guarino che accompagna l'azione. Guarino vuole forse Ovusu, ma legge meglio Sorrentino che allontana. Prova a riprenderla Catanese che viene avanti. Anzi, scusate, Abate. Loverso segue Guarino, mette una palla in avanti, la ritrova Corleone. Corleone vuole Ovusu, allontana però D'Antoni da terra. Non la prende Mannino, un'altra volta Muscato. Ora Abate contro Corleone, riesce a lanciare in avanti, la palla è buona per Kacem. E con l'escato Kacem contro il portiere, riesce a trovare il gol del pareggio Kacem. Grande palla, servita dal compagno, e Kacem tu per tu compagno non sbaglia, la mette sul secondo palo. Ha pareggiato il CUS Palermo, ha pareggiato Kacem. Allo scadere del primo tempo di gioco, a 3 minuti dalla fine, ha segnato Kacem. Dopo aver avuto tante occasioni da gol,
Il Cus Palermo riesce a segnare qui con Kacem. Eccolo qui inquadrato, l'autore del gol dell'1-1. Si ritorna in pareggio, si ritorna in stato di parità, come tutto è iniziato. Cus Palermo 1, Polisportiva Gonzaga 1. Minuto numero 38 quasi del primo tempo di gioco. Mannino prova a togliere l'ultimo tocco, è del numero 9 del Cus. Cacimo prova a passare, la toglie però Guarino commettendo fallo, però il numero 7 del Cus lo richiama l'arbitro intanto. Militello mette un'altra palla in mezzo, questa palla sembra buona, l'attacco del giocatore del Gonzaga, Di Maria esce, non la blocca però, ci prova Fiorentino che la manda però via dopo una deviazione avversaria, calcio d'angolo ancora per la Polisportiva Gonzaga che rimane lì davanti. Ma c'è Di Maria dolorante, si attende. Qui si attendono gli accertamenti riguardo le condizioni di Di Maria, che sembra aver preso una botta forse alla mano. Può riprendere il gioco. È passato il minuto numero 40. Palla messa verso il portiere, riesce a toccarla Di Maria, poi sulla ribattuta non ci arriva Guarino, ma traiettoria veramente insidiosa questa messa in mezzo dal giocatore del Gonzaga, che addirittura ha cercato la porta dal calcio d'angolo. Sorrentino riceve palla un'altra volta dal suo portiere, la prende De Carli, vuole andare per i centrali, rischia di pasticciare, la tiene De Carli, poi la gira dalle parti di Abate, ma va in avanti per Kacem, la tocca qui Giardino, ma non basta allontanarla, Militello prova ad allontanarla, Kacem mantiene la posizione, anche il possesso non passa però col tunnel e può riprendere la Militello e andare in avanti, ma Sorrentino ferma l'avanzata. Ora Abate, si continua a giocare per il vantaggio, Abate vuole il passaggio, la perde e ora Giardina. Sale palla al piede la Bua, autore del gol, del primo gol del Gonzaga. Cerca ora Wusu sulla fascia, vuole accentrarsi, prova il mancino, conclusione non particolarmente potente, si spegne dalle braccia di Di Maria, si attende il recupero assegnato al direttore di gara. Siamo oltre il 40esimo, già di un minuto e mezzo, forse aveva fermato il gioco nelle scorse interruzioni. Pallungo De Carli, esce Militello, prova a riprenderlo verso, colpisce l'arbitro, posso solo ritornare a nero. Rigore, rigore! Abbassa, abbassa tutto, C! Vieni, 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 veloce! Veloce, veloce! C'è quello dietro! Lo verso. Ora Sorrentino. Riceve palla da De Carli, Sorrentino ancora. Triplicata addirittura, difesa non coordinata qui dal Gonzaga, che va un po' scoperta, poi ora si cerca
Catanese che lascia la conclusione a Kacem, ci ha provato il Cus. Poi rinvio un poco. Così, ammonizione per il numero 8 Abate. Ha avuto tre piedi. Qui Kacem il gol che poteva volere la sua doppietta personale. Non è riuscito a dare potenza al pallone. Si resta ancora 1-1 al minuto numero 43 di gioco del primo tempo, della prima frazione di gara. Va lungo Militello. Arbitro fischia, la fine del primo tempo di gioco. Squadre che vanno all'intervallo sul ritorno parziale di 1-1 tra Cus Palermo e Polisportiva Gonzaga. Io mi silenzio un attimo e ci sentiamo non appena inizierà il secondo tempo di gioco. Intanto le squadre andranno negli spogliatoi.
Ci siamo quasi, pronti per ricominciare. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Cus Palermo 1, Polisportiva Gonzaga 1. Aperto le marcature, la Bua verso la metà del primo tempo di gioco è riuscita a chiuderla, a pareggiarla più che altro dopo circa 20 minuti, a 3 minuti alla fine. Il giocatore del Cus Palermo, Kacem. Che ci vuole? Chi c'è dall'altra parte? C'eri tu? Eravamo rimasti. Allora dall'altra parte. No, ci eravamo messi d'accordo. Lo so, però il regolamento dice chi? Chi inizia dall'altra parte? Io sono qua per non incendiare. Però se c'è l'osservatore, vedi tu. Io devo rispettare il regolamento. Quello che dice lui. Dopo devo far rispettare il regolamento. La prossima volta questo favore non glielo fa. Ok, ora ci sono veramente quasi. Si può riprendere. Cus Palermo 1, Polisportiva Gonzaga 1. La palla torna in maglia nera. Non possiamo cambiare, scusa. Abate. Non si può. Cerca cambiare il passaggio per i compagni davanti, ma può uscire Panno. Non si può cambiare. Ma gli hai detto che eravamo d'accordo così. Siamo messi d'accordo così, è una questione di buon senso. Va lungo Militello. Abate. La ritrova Leto, poi Mannino lo riceve, allontana quindi la difesa rossa. Ora si trattengono qui De Luca con Criscuoli, che ha la meglio, la gira dalle parti di Giardina che sale sulla fascia. Giardina ancora però fermato da Kacem, che riesce a riprenderla. Resta laterale per il Gonzaga. Giardina viene avanti, vuole un'altra volta Criscuoli, la toglie ancora Sorrentino, poi la riprende Criscuoli, si accende ancora un'altra volta il duello tra i due, ma c'è fallo in favore del Cus Palermo. Calcio di punizione nero. Mi ricorderò. Cioè lui il culo. No, lui già era magistrato. Io già l'ho. Anzi, non so, gli ho detto non ti preoccupare. Già battuta, la palla gira dalle parti difensive del Cus Palermo. Todoro. De Carli va a lungo. La prova a difendere Catanese, fermato però da un'altra volta Guarino, che riesce a compiere un altro buon gesto in fase di interdizione qui. Subisce poi fallo successivamente. Calcio di punizione per la Polisportiva Gonzaga. Quindi Militello un'altra volta pronto a battere questo calcio di punizione. Va a lungo. Sull'altro resto del campo dove c'è Obusu. Palla che schizza via. Guarino prova a toccare per il compagno. Ora non riesce a prenderla Fiorentino. Ed esce il Cus però perdendo il pallone. Provenzano. Deviazione. La riprende Cus che allarga però. Palla non precisa. A cercare Kacem, ma riesce a riprendere in qualche modo. Kacem ancora. Si accentra. Scambia con Mannino che già era un po' scappato. Ritorna dalle parti di Militello il pallone che rinvia a lungo. Poi va a vuoto De Carli. Fortunatamente era in fuorigioco Criscuoli. Si interessa del pallone. La ritrova Di Maria. Sorrentino. Centralmente serve Loversolo. C'è cioè scorrere Catanese. La palla è buona per Leto che la riceve. Leto ancora. Mette una palla a metà tra D'Antoni e Mannino. Riesce comunque a prenderla Panno in qualche... in mezzo a qualche difficoltà di comunicazione dei ragazzi in campo. Poi sbraccia un po' Leto, c'era fallo. L'arbitro ha lasciato giocare per il vantaggio. Calcio di punizione, fallo commesso da Leto. Occhio che Leto è già ammonito. Come già l'altro numero 11 del Gonzaga. Fiorentino, palla messa in avanti, Guarino la tocca col tacco ma non riesce a controllarla. Va a lungo il difensore, Mannino lascia scorrere ma trova l'anticipo a Militello che poi prende un colpo. Altro calcio di punizione. Il fallo è giusto. Il giudizio dell'arbitro sul fallo è giusto, non il fallo. Calcio di punizione per il Gonzaga. Va un'altra volta Militello, specialista di calci piazzati della formazione ospite, che gioca ora sulla corsa di
di Provenzano, ma l'arbitro doveva fischiare. Non abbiamo chiesto la distanza, non ha ammonito nessuno, perché deve fischiare? Ma lei non lo può dire. Ma lei può fare. Ma lei può fare. Ma lei può fare. Ma lei può fare. Vedete sulla linea. Militello questa volta mette la palla in mezzo, tesa a cercare i compagni dentro, però non l'attaccano. Rinvio dal fondo per il Cus. Va Di Maria a rimetterla in gioco. Questa volta va di nuovo corto. Sorrentino, De Carli. Prova a smaccarsi qui l'overso, però viene tenuto bene dal giocatore avversario. Catanese la difende per D'Antoni, che lì avanza e cerca Kacem sulla fascia. Ancora Kacem, cercato l'overso. Ora Abate, la gira dalle parti attaccate da Kacem e da D'Antoni, però la perde il Cus, la ritrova Giardina. E ora Militello. Militello ancora. Cerca di uscire il Gonzaga, palla al piede, Owusu la tiene in campo, riesce a girarsi, ancora Owusu, sale Owusu, prende metri, poi in buca per Chris Quoli che sbaglia il controllo, la palla resta rosso. Guarino cerca Owusu, raddoppiato, chiuso in maniera regolare, si continua a giocare, tutto regolare, palla per il Cus. Leto prova a difenderla, lo segue Provenzano, mette una palla sulla corsa di Mannino, è posizionato meglio però il numero 5 Muscato che lotta con Mannino, messo giù, tutto regolare, anzi no. Arriva un po' in ritardo il fischio dietro di gara. Calcio di punizione per il per la polisportiva Gonzaga. Intanto c'è a terra un giocatore del Cus dolorante. Intanto sta per arrivare la prima sostituzione del match e delle parti del Cus Palermo. Pronto a entrare in campo Finazzo in maglia numero 15. Vediamo chi prenderà, chi uscirà al posto suo. Sta per arrivare ed è Abate. Fuori Abate, dentro Gaspare Finazzo. Riprendiamo col calcio di punizione per il Gonzaga. Minuto numero 7 sul cronometro. Un po' di interruzioni. Siamo quasi pronti per riprendere. Ancora Militello, allontana l'overso. Catanese non trova bene il posto per Finazzo. Ora D'Antoni la va rimando in avanti. L'attacco a Owusu, Giardina pure, va con la gamba alta. D'Antoni però alla meglio e Finazzo prova a giocare in avanti. Ancora Finazzo, cerca di imbucare per Mannino che attacca questa palla. Arriva anche Militello, eppure Panno la toglie, però Militello non si sente di lasciarla scorrere. Qui un po' di confusione, c'è stato un fallo commesso dal Cus Palermo per il direttore di gara. Calcio di punizione ancora per la Polisportiva Gonzaga. Ante è pronto ad entrare in campo Todoro. Militello ancora va più lungo che può. La riesce a toccare D'Antoni, ma poi Owusu la riprende. Scivola benissimo Finazzo, gli la toglie in maniera regolare. Allontana la difesa del Cus e prova a riprenderla Mannino, ma non riesce. Militello interviene, lancio poco preciso. Leto vuole attaccare questa palla, c'è ancora tutto a terra però. Leto resiste alla scivolata avversaria. Si gioca un po' nella confusione. Leto subisce un colpo. Calcio di punizione per il Cus. Arbitro!
Ah no, questo a terra c'è Finazzo, non Todero. Appena entrato in campo, a terra dolorante, il numero 15 del CUS. Si è rialzato il numero 15 del CUS, zoppicante un poco, ma si riprenderà con un calcio di punizione per il CUS Palermo. Conquistato l'aletto qui dalla posizione inquadrata, fallo verso per mettere questa palla in mezzo. Sale pure De Carli in area di rigore. Arriva il fischio. Loverso va in mezzo. Palla buona per i ragazzi in aria. Non riesce però a schiacciarla benissimo in rete Finazzo. Era scappato alle marcature avversarie. La colpisce di testa. Poi però non la mantiene bassa. Conclusione che si spegne larga dalla porta di Pesarapanno. Militello va a lungo. Loverso riesce a controllarla bene. Poi cerca la corsa di Leto. Va a dare una mano anche a Mannino. Alla meglio Provenzano. Ora Militello, ultimo tocco. È dell'undici nero. Rimessa laterale per la Polisportiva Gonzaga. Provenzano la rimette in gioco. Loverso l'allontana. Leto cerca di gestire. Lascia scorrere Guarini. E poi allontana Muscato. La mette giù Sorrentino. In mezzo alle maglie rosse. Trova la soluzione per Catanese. Però anticipato qui da Guarino. Che sale palla al piede. Ancora Guarino messo giù. Intervento irregolare. Arriva l'altro giallo qui per Loverso. Intervento fuori tempo. Non c'era cattiveria, ma sbagliato il tempo della scivolata. Che mette giù soltanto l'avversario. Ammonito Loverso. Michie! Largo, Michie! Altra buona giocata da parte di Guarino, che sta compiendo una buona prestazione in fase di interdizione. Quindi ferma un'altra azione e poi riparte, come già ci ha fatto vedere in altre occasioni durante questa partita. Riparte a fare partire un contropiede per la sua squadra. Qui messo giù, e sì, quindi calcio di punizione. Va il solito Militello alla battuta. Militello mette una palla in mezzo, buona soltanto per l'uscita di Di Maria, che riesce a bloccarla. Di Maria gioca corto per De Carli. De Carli va a lungo, non trova l'inserimento di Mannino. Poi forse si scaldano un po' gli animi in campo. Si scaldano, sì, gli animi in campo qui, giriamo un po' in vedatura. Furioso il numero 8 del Gonzaga. Vincenzo! Arbitro! Ammonito il giocatore del Gonzaga, Corleone. Ammonito Corleone. Ficio, stai facendo il gioco tuo, eh? Marcello, devi stare calmo, Marcello, se no ti faccio uscire. Stai giocando a favore suo. Su, Ficio, un po' su, un po' su, Ficio. Ficio, un po' su. Ok.
Vieni un po'. Beh, occhio che la gioca centrale. Si può riprendere. De Carli mette una palla buona per la corsa di Todero. Todero ancora. Arriva nella zona offensiva avversaria. Leto la tocca per i compagni in aria, ma allontana la difesa rossa. Ora De Carli deve metterla giù e girarla ancora. Va dietro la Di Maria. Sali rapido. Un'altra volta cercato De Carli. Sale la pressione di Fiorentino. Sbaglia, forse il rinvio, trova la bua, la riprende Fiorentino. Fiorentino vuole il destro. Fiorentino viene chiuso da Loverso. Ora si abbassa Leto per ricevere palla. La gira un tocco. La palla è buona per la corsa di Catanese che la gira ancora. Può servire Kacem, posizione regolare. Kacem non ci arriva. Esce Panno, ma c'è Dolorante. Un giocatore del Cus che sembra forse aver sentito tirare. Cambio con lui. Sembra essere Finazzo. Ah, a quanto pare non ha sentito tirare, ma ha subito un colpo a palla lontana. Si riprenderà con la palla dal portiere, minuto numero 15 e 40 di gara. 1-1 ancora tra Cuspo e Polisportiva Gonzaga. Rischia con questa uscita qui Todaro. Scambia Criscoli col compagno. La può prendere Fiorentino. Di Maria esce bene. Buona uscita da parte del portiere del Cus. Sulla palla che ferma l'avanzata del numero 11 del Gonzaga. Rinvio dal fondo. Pronto a rientrare in campo Catanese. No, deve rientrare. Signore, devo rientrare. Signore, deve rientrare. Ci sta che si è fatto male. Calma. Testa, raga. Di Maria gioca corto un'altra volta. Ora Sorrentino e lui andare lunga. Cercare Mannino lì davanti. Anticipato però dall'avversario. Poi sbraccia un po' troppo. Commette fallo, calcio di punizione. Per la Polisportiva Gonzaga. Veloce, dai! Va Militella andare a battere di nuovo. Vai, diverti! Con pallone ci vanno loro, Militello. Mette una palla dentro che diventa un tiro per Di Maria che può però bloccarlo. Ha provato quasi la metà campo Militello, però la palla è stata di facile amministrazione per il portiere del Cus Palermo. Sorrentino e ora De Carli va a lungo. La toglie un'altra volta Guarino. Qui scappa Owusu all'avversario, poi cerca una palla di spalle. Ma legge bene la difesa del Cus, ritrova Guarino che salta l'avversario, anzi lo ferma bene Sorrentino. Ancora palla rossa, Leto riesce a strappargliela, ma Militello si appoggia al portiere e qui sta la pressione del Cus. Panno. Una palla a metà tra il suo terzino e Corleone. Anzi la bua. La bua ancora contro Loverso. Riesce a temporeggiare, ma c'è il fallo commesso da Loverso. Calcio di punizione. Occhio che è già ammonito il numero 4 del Cus. Mi vedi quella palla lontano lì? Mi vedi quello? Occhio. No, non va bene, perché tu devi vedere tutto, non puoi vedere questo, non quello, quello, non questo. Dentro la rete, questo è un metro fuori, dentro la rete, ci cambiamo, tu ci cambiamo. Io sono Carmelo, mi hai visto parlare? Sì, finora c'è due, c'è due, c'è due, c'è due, di nonno, finora sono stato tanto. Mi raccomando, non mi lasci. Attaccata. Va in movimento. Uno viene incontro. Militello mette una palla in mezzo. Può allontanare la difesa del Cus. Ci riesce bene Sorrentino. La manda via rimessa laterale. Non perdiamo la concentrazione.
partita che è un po' calata di ritmi. Nessuna grande occasione da una parte e dall'altra fin qui in questo secondo tempo di gioco, a differenza del primo tempo. Ora prova a correre Catanese, che ha sentito dolore un'altra volta, non ce la vuole essere in campo. Leto scambia bene con Mannino, raddoppiato, anzi triplicato, non arriva al tiro, recuperato la difesa avversaria. Leto, sì, Catanese qui a terra, ci sarà cambio. Elkus, ecco, sta entrando Billesci, fuori Catanese. Si riprende Owusu, controllo non perfetto, lo ritrova Lovesso. Ora Billesci tocca il suo primo pallone quando entra in campo. Superata la seconda, la prima metà di questa seconda frazione di gara. Siamo oltre il ventesimo e quindi mancano altri 20 minuti. Sorrentino gioca corto, cerca D'Antoni, può ricevere, palla a cercare Finazzo. Finazzo contro Militello, la toglie il numero 3 del Gonzaga, rimane ancora con la palla al piede, che ora va lunga però la perde. Rimessa laterale per il Cus. In mezzo al campo Liscio, Criscuoli anticipato da Sorrentino, rimessa tra l'ancora Gonzaga. Può rimettere in gioco Giardina. Corleone non la tocca, allontana D'Antoni, cerca di gestirla Billesci, ma viene messo giù, subisce fallo, calcio di punizione per il Cus Palermo. Palla rimessa in gioco, ora Sorrentino allarga dalle parti di Todoro, mette pressione Owusu. De Carli, Sorrentino lascia scorrere ma la perde, riesce a ritrovarla poi sul controllo non perfetto di Fiorentino, ma sarà una rimessa laterale per il Gonzaga. Quindi Giardina con le mani, cerca Guarino, anticipato e difensore avversario, la palla contesa, riesce a riprenderle il Cus, la perde e ora la ritrova con Billesci, che sta la palla al piede, in buca benissimo per Kacem. Kacem dentro l'area, posizione regolare, va dentro, mette una palla in mezzo e poi miracolo di Panno, miracolo, palla resta lì, ci prova, ma la manda fuori da una posizione quasi che era già fatto questo gol. Ma che parata ha fatto Manno, ci è stato vicinissimo al gol del vantaggio. Il Cus ha trovato tre pali, uno splendido intervento da parte del portiere del Gonzaga. Ma che parata ha fatto Panno, incredibile veramente. Poi poco lucido sulle ribattute, ma resta lo splendido intervento del portiere al minuto numero 22 di gioco. Tanto cambi anche nel Gonzaga. Fuori Fiorentino, pronto a entrare in campo il giocatore di maglia numero 15, Morana, a dare una mano sul lato destro del campo. Ma ancora tra i miei occhi c'è la super parata di Panno qualche istante fa. Davvero splendido intervento, a gol quasi certo sull'attaccante avversario. Ora prova a prenderla Morana, la prima occasione gli se ne posso dei piedi, commette fallo.
è finita. Va lungo De Carli, controlla nessuno dei suoi, la riprende Militello e la rilancia in avanti. De Carli lotta con Criscoli e anche ora con Obusu, che cerca di farsi spazio. Obusu contro Todoro, vince il duello poi, recupera bene. La diva Selkus. Provenzano trova la direzione di Leto, scambia con Billeschi, la perde però su Guarino che ferma un'altra azione, altro intervento da parte di Guarino. Billeschi la prova a riportare in avanti, c'è stato un fallo commesso dal Gonzaga, calcio di punizione, gioco molto frammentato, ricca di piena di interruzioni in cui la partita. Aspettiamo un recupero corposo. La prende Sorrentino. Chiara sale la palla al piede, arriva alla metà campo e lancia a lungo. La palla sembra buona per i compagni, anzi no. Può approfittare di questi lanci il Cus Palermo, in quanto la difesa del Gonzaga resta molto bassa solitamente. Ora però scappa qui Morana sulla fascia destra. Morana mette la palla in mezzo, Sorrentino la tocca però resta lì. D'Antoni deve proteggere l'uscita di Di Maria, ci riesce, ritrova il possesso il Cus, minuto numero 25, manca un quarto d'ora, siamo negli ultimi 15 minuti di gara, forse quelli più delicati. Si resta ancora 1-1 tra Cus Palermo e Polisportiva Gonzaga. Di Maria gioca corto ancora da Sorrentino. De Carli, Sorrentino ancora, non gira velocissimo questa palla, poi vuole Todoro che può tenere in campo sulla fascia, eccolo, cercato Todoro. Todoro ancora, porta palla, imbuca bene per Mannino, la palla è buona, Mannino contro panno, esce un'altra volta il portiere del Gonzaga. La bua. Sbaglia il peggio per il compagno, lo verso però poi la perde sull'arrivo di Usu, che imbuca per Criscoli, cerca di prenderle più veloce Sorrentino, che allontana. E rimessa laterale. Palla che resta in aria, prova a girarla Morana, non trova la coordinazione per il tiro. Palla per Di Maria, che la rimette in gioco corto per Sorrentino. Sorrentino ancora mette una palla buona per la corsa di Caccia, può tenere in campo. Caccia ci riesce, si continua a giocare, ora Militello gliela toglie, l'ultimo tocco è del giocatore del Cus, sarà rinviato al fondo per il Gonzaga, non c'è nemmeno calcio d'angolo. Rinvia lungo Militello, la rimette lì davanti Finazzo, allontana a sua volta anche Corleone. Finazzo la mette giù, prova a passare su Morana e ci riesce, va in avanti, la toglie Giardino un'altra volta. Lascia scorrere benissimo Billeschi che mette sulla corsa Loverso, allarga dalle parti di Leto. Leto contro Provenzano, palla messa in mezzo, la riesce a stoppare Militello e mandarla via. De Carli con la testa, la può riprendere la bua. La bua porta palla, esce Sorrentino sulla palla poi. Completa il disimpegno Loverso, riesce ad allontanare, ora Kacem la tiene in campo, si propone anche Finazzo, Kacem scambia con Billeschi, Billeschi la perde. La porta Sorrentino però la perde, riesce a chiudere la diagonale Obusu, legge bene di passaggio, Obusu tiene palla. Poi però rischia di perderla, scambia con Giardino, la ritrova un'altra volta, ancora Obusu che dà la mano ai suoi in fase di impostazione, poi nel terzo tentativo non riesce a riprenderla. Kacem non trova Mannino che forse ha perso un po' di ritmo, si è un po' spento in questo secondo tempo di gioco, fin qui Mannino
è stato un giocatore molto pericoloso per la formazione avversaria durante la prima frazione di gara, mentre nel secondo tempo di gioco, fin qui ha condotto una partita un pochettino anonima, se non l'occasione sbagliata tu per tu con Panno, con la splendida parata di Panno. Ma riprendiamo il gioco, ricominciamo con un calcio di punizione. Doverso pronto a mettere questa palla in mezzo. Dimmi Matteo! Occhio alla ribattuta! Loverso mette una palla in mezzo, la tocca a Filazzo, la palla resta lì! Poi sulla deviazione non riescono a trovare la porta i giocatori del CUS. Minuto numero 29 e 40, si resta ancora 0-0, stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di gara. Arbitro! Dai Fede! Vicio! Cambio ancora del Gonzaga, fuori il numero 8. Il numero 8 Corleone, pronto a entrare in campo, in maglia numero 16 Provenza. Okay. Entra Provenza a posto di Corleone, invito al fondo per la Polisportiva Gonzaga. Ultimi 10 minuti di gara, anzi ultimi 9 minuti e 30 di gara. Possiamo giocare, si resta ancora in pareggio. Qui D'Antoni cerca di contenere l'avanzata di Morana, mette una palla in mezzo, non c'è nessuno che può approfittarne, poi c'è Obuso che mette pressione, Todoro non riesce ad allontanare, la ritrova Obuso, sterza, Obuso in area, vuole il tiro d'esterno, ci ha provato qui col suo numero 9 il Gonzaga. Qui Obuso fa quasi a fare un reparto da solo, riesce a trovare la conclusione ma non importa. Il fondo già battuto, ma ritrova la palla il CUS. Sorrentino va in avanti, caccia me la difende, Finazzo non riesce a controllarla, Billecci la ritrova, Billecci ancora contro Guarino, subisce fallo il numero 4, anzi la Giardina, subisce fallo il numero 2 del Gonzaga. Calcio punizione per la formazione rossa. Militello mette una palla in mezzo, lascia scorrere la difesa anche di Maria, rinvia dal fondo per il CUS. Altro cambio nel Gonzaga, pronto intanto a entrare in campo in maglia numero 18 Graziano, vediamo chi uscirà. Fuori Criscuoli, pronto a entrare in campo in maglia numero 18 Graziano. Fuori Criscuoli, dentro Graziano. Quindi forze fresche all'attacco per il Gonzaga, che vuole provare il tutto per tutto negli ultimi minuti di gara. Me ne mancano 7 alla fine dei tempi regolamentari. De Carli scambia ancora con Sorrentino, può orientare verso l'altra fascia, invece prende metri e va in avanti, cerca di lanciare per D'Antoni, lancio fuori misura, rimessa laterale per il Gonzaga. Il
la difende Kacem. La palla resta in campo. Non per molto, rialzatela per il Cus. D'Antoni prova a velocizzare. Mannino cerca di strappare sull'avversario, riesce a prenderla. Mannino in buca per Loverso, palla troppo lunga, non riesce a prenderla. L'attacca anche Leto, che la ritrova. Leto gli strappa il pallone, poi se la porta via. Sarà rimessa laterale per il Cus. Prova a velocizzare la formazione maglianera. Sale Todoro alla battuta. Todoro la tocca Billeci e allontana Guarino. No, no, no! La diagonale! Todoro scambia con Billeci. Ora Leto cerca una palla in mezzo, non ce ne può prendere. La ritrova Billeci sulla direzione di Guarino. Ancora Billeci, fa sparire il pallone, allarga sull'altro lato di campo. La ritrova Kacem. Cerca di accendersi Kacem, gioco di gambe. Entra in aria. Sterza raddoppiato, perde un poco forse l'occasione per servire i compagni, ma rimane ancora palla al piede. Kacem seguito da tre difensori del Gonzaga che allontanano, ma palla che resta ancora nera. Sorrentino la perde, può ripartire in contropiede del Gonzaga con Owusu. Owusu in buca per Graziano, ma era in posizione irregolare. Si riprenderà con una ripresa del gioco da parte del Cus Palermo. Offside per il giocatore neo entrato del Gonzaga. De Carli a Sorrentino un'altra volta, scambiano palla sempre i due. Ora Sorrentino la tiene e va a lungo. Solita azione vista e rivista fin qui. D'Antoni va dietro, ora Kacem la perde in maniera ingenua sull'arrivo dell'avversario. La ritrova dopo uno scivolone da parte del giocatore del Gonzaga. Ora si va in avanti, anticipa però Provenzano, trattenuto. Manzi ha commesso lui il fallo. Calcio di punizione per il Cus, va Loverso a batterla. Loverso va lunga, l'allontana Giardina. La ritrova però Kacem, può pensare al tiro Murato e l'allontana un'altra volta via Giardina. La palla resta in campo per poco, la tocca, anzi no, continua a restare in campo. Billeci attacca questa palla contro Graziano, riesce a toccarla ma serve l'avversario e quindi Gonzaga in avanti. Palla in diagonale per Owusu che riesce a prenderla, ancora Owusu, ma per l'arbitro c'è fallo commesso dal numero 9 del Gonzaga. Calcio di punizione per il Cus. Ma che fallo è visto? Ma è impazzito! Ma che cosa ha interrotto? C'è stato fallo! Sì! Ah, tranquillo, sì, tranquillo. Mi auguro che... Ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ci interessa, dai, lascialo stare. Fischia, paziente. Visto fallo! Ma quale fallo ha visto? Vabbè dai! Oh! La boa! Giochiamo, dai! Si riprenderà con un calcio di punizione per il Cus, scelta da parte del direttore di gara un poco opinabile. Ma ci atteniamo a quello che decide il direttore di gara, il fischietto là è lui l'arbitro del gioco, non noi, non i genitori sugli spalti, noi ragazzi in campo e nemmeno altrettanto sulle panchine. Va lungo Sorrentino. Leto la gira con la testa. Prova a riprenderla Billeci ma gli scappa. Owusu vuole riprendersi un'altra volta che va grintato sulla palla. Che schizza dalle parti di Giardina. Sale palla al piede Giardina. Se l'allunga un po' troppo, poi riesce a trovare comunque Graziano. Spora la porta, la difende ancora Graziano, ha lo spazio per girarsi. La lascia Giardina. Può mettere una palla in mezzo, deviazione, palla sporcata. Calcio d'angolo per la Polisportiva Gonzaga quando manca un minuto e mezzo alla fine dei tempi regolamentari. Curiosi di aspettare, di sentire il recupero assegnato dal direttore di gara. Federico!
pronto ad andare dentro. Ovuso. Stai in movimento! Mi darò la mano, mano. Ovuso, palla messa bene verso l'interno dell'area, allontana la difesa del Cus. Poi non ci arriva Lopesso. Ma non so giù, l'arbitro fischia un altro fallo. Mi sembrava che l'aveva dato a noi. Calcio di punizione il Cus. Qua c'è da dire che il fallo non c'era, era scivolato Lopesso. L'arbitro segna fallo. Calcio di punizione, giocatore del Cus. Bene avanti Sorrentino, la palla scappa, Billeci non può prenderla. Panno da terra, la difende, 30 secondi alla fine dei tempi regolamentari. L'arbitro assegna, sembrano 4 minuti di recupero. La Bua la perde sull'arrivo di Lopesso che gioca dietro la Sorrentino. Sorrentino a Di Maria, avanza in pressing qui il Gonzaga, Di Maria va a lungo. Non riesce a prenderla, il numero 15 la ritrova D'Antoni che va a lungo, Kacem. Kacem può arrivarci, non riesce. Invito al fondo per il Gonzaga. Ancora 1-1. Entrambi i gol segnati durante la prima frazione di gara. Mentre nel secondo tempo poche azioni sia da una parte che dall'altra. Si è restato in pareggio. Villesci non controlla perfettamente, allontana Provenzano. Poi Sorrentino la manda via. E rimessa laterale per il Gonzaga. Non ci arriva Todaro. Deve recuperare, poi commette fallo. Calcio di punizione da una mattonella interessante per il Gonzaga. E da lì possono andare direttamente in porta i giocatori del Gonzaga. Vediamo chi andrà a batterla in posizione. Arriva il solito Militello. Arriva il fischio. Militello mette una palla in mezzo, sembra buona per la testa di Guarino, ma non arriva a colpirla. D'Antoni vuole allontanarla, ma non riesce, la ritrova Guarino. Entra in aria, Guarino ancora, chiude bene D'Antoni, ma sarà calcio d'angolo per la Polisportiva Gonzaga. Ha chiuso bene D'Antoni, intanto altro cambio della formazione in trasferta. Pronto, entra in campo in maglia numero 13, Dorsa, al posto, vediamo di chi. Dentro Dorsa, fuori Provenzano. Arturo, rimani in copertura. Riprendiamo dal calcio d'angolo del Gonzaga. Non la vinciamo, ma non la perdiamo. Ovusu va dentro, palla non perfetta Di Maria, però deve impegnarsi per allontanarla. Riesce a mandarla via in calcio d'angolo un'altra volta. La può riprendere Ovusu quando siamo al minuto numero 2:30 del recupero. Ancora 1-1 tra Cus Palermo e Polisportiva Gonzaga. Ovusu, altra palla bassa, ma poi sembrava essere di spenza in rete. Questo direttore sembrava verso la porta. Semplice rinvio dal fondo per il Cus Palermo. Todaro allontana Dorsa, trova Graziano che la difende, raddoppiato qui Graziano, messo giù, calcio di punizione per la Polisportiva Gonzaga. Altra occasione, calcio piazzato, la formazione ospita. Avete visto fallo voi? No, vero? Ma manco io, francamente manco io. È troppo azzannato di cervello, cioè sembra che siamo tutti contro di lui, ma non è così. Cioè noi, se non gli abbiamo dato una mano d'aiuto noi, oggi, cioè noi, voi, capito? Cioè capito? Io non lo capisco, è buon Dio.
Militello va dentro, conclusione insidiosa, riesce a prenderla però la boa, invito al fondo per il Cus. Ultima azione della gara, gioca corto Sorrentino, lo verso la perda, la ritrova Vuso, occhio a queste disattenzioni, ancora Vuso, gliela toglie in maniera pulita Todoro, prova a ripartire il Cus con Billeci nello stetto, da terra Guarino, confusione, ma la palla che ora ritorna in rossa. Morana mette una palla in mezzo, allontanata un'altra volta Morana, al limite Guarino, se la porta in posizione per il tiro, allontana il Cus ma resta lì, la boa, va dentro poi! Non ci arriva Provenza, ma era in regola la posizione. Cerca di velocizzare il Cus Palermo. Di Maria questa volta andrà a lungo per la prima volta in questa partita. Eccolo Di Maria, ma arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara che manda le squadre in spogliato di tutto. Finale di 1-1 tra Cus Palermo e Gonzaga. Non è una vittoria, ma è il primo punto della stagione fin qui del Cus Palermo. Io vi ringrazio per la visione, per la compagnia, per la sala passare insieme. Un saluto e alla prossima.